Consiglio regionale ha proseguito il 20 e il 21 ottobre il dibattito sul riordino delle province, sulle cui tematiche è stata ricevuta una delegazione dei lavoratori. Il provvedimento in applicazione della Delrio deve essere approvato entro il 31 ottobre. La Giunta regionale ha svolto in aula una comunicazione sul giudizio della Corte dei Conti, che ha certificato un disavanzo di 5,8 miliardi di euro sul bilancio 2014. In materia si attende un decreto del governo che consentirebbe alla Regione di gestire la situazione. La Commissione Sanità riunita in sede legislativa ha approvato la legge che rivede le indennità e i rimborsi spese per i componenti dei collegi sindacali delle ASL. Il provvedimento, a costo zero per le casse regionali, procurerà razionalizzazioni e risparmi. Si è aperta a Palazzo Lascaris con la giornata formativa per insegnanti la 32esima edizione del progetto Diventiamo cittadini europei, organizzato dalla Consulta europea. Il corso è stato dedicato alla tutela dei diritti umani nell'Unione. Medicina, educazione e comunicazione sono i temi affrontati dal convegno Prevenzione di genere, una medicina a misura della donna, promosso da Palazzo Lascaris, da Consulta Femminile, Confapi Piemonte e Fondazione Medicina a misura di donna. Fino all'11 dicembre è allestita a Palazzo Lascaris la mostra Fuori Porta, viaggi e vacanze dei piemontesi tra 800 e 900. Esposte 50 immagini dalle collezioni dell'Associazione per la Fotografia Storica e dall'archivio della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche di Torino. Il nuovo numero di notizie è consultabile anche con la app per dispositivi mobili scaricabile dall'Apple Store o da Play Store. Disponibili contenuti aggiuntivi come foto, video, file audio. I principali servizi sono anche su medium.com/@crpiemonte. La social TV del Consiglio regionale si è arricchita di nuovi filmati storici. Dagli archivi dell'Istituto Luce sono stati selezionati 8 filmati dedicati agli sport tipici della nostra regione e 11 alla tradizione enogastronomica piemontese.